Santo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri che presidiamo in questa chiesa, che stanno raggiungendo le case di tutti voi attraverso la diretta Facebook, ma anche attraverso la filodiffusione fuori dalla chiesa, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo
lo procederete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erba amara. Ecco, in quel modo lo mangerete, coi fiacchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, in dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
tanto amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l'esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La lettura del Vangelo di questa solennità ci riporta all'ultima cena. Abbiamo ascoltato l'inizio del Vangelo di oggi. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Sembrano parole, forse ci passiamo sopra in maniera molto semplice e facile, eppure hanno un profondo significato. Tutto il Vangelo di Giovanni è orientato verso l'ora. Questa parola ora si ripete di continuo nel Vangelo di Giovanni e segna il passo della storia. Quindi chi legge questo Vangelo già dei primi capitoli, vi ricordate ad esempio le nozze di Cana, non è ancora giunta la mia ora. Chi legge questo Vangelo sembra orientato, che si sta incamminando fino all'ora. Adesso, all'inizio del capitolo 13, Giovanni dice: ecco, siamo arrivati. Abbiamo fatto un lungo pellegrinaggio verso l'ora di Gesù. Siamo arrivati al capolinea. È giunta l'ora, giunta la sua ora. E dopo dà una chiave di lettura, è come se ci mettesse davanti la porta di accesso. Passate attraverso questa porta che vi spiega che cosa succederà adesso. E qual è la porta? L'amore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, questa frase spiega tutto. Spiega tutto il percorso che ha fatto Gesù fino ad ora e spiega quello che farà adesso Gesù in questi 3 giorni, da oggi a domenica. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, il Vangelo è un Vangelo d'amore, e quello che fa Gesù è amare fino alla fine. Giovanni, invece, diversamente dagli altri evangelisti, arrivato a questo punto, non narra l'istituzione dell'ultima cena, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, dei suoi discepoli, non narra l'istituzione dell'ultima cena, ma si sofferma su un gesto simbolico molto forte di Gesù, che l'abbiamo appena ascoltato, la lavanda dei piedi.
Perché? Perché nella narrativa giovannea, nel modo di raccontare di questo evangelista, ogni gesto, oltre al suo contenuto storico, cioè narra i fatti come sono avvenuti, conserva anche un profondo significato simbolico. Cioè questo, per quello che Gesù ha fatto, spiega che cosa significa che ci ha amato fino alla fine. Spiega quello che avverrà tra stasera, domani e dopodomani. Allora invito ciascuno di voi a rileggere a casa con un amore, con pazienza in questo giorno, nella preghiera soprattutto, questo capitolo, il 13° capitolo di Giovanni. Io soltanto adesso mi soffermo su alcuni punti. Cosa ci dice Gesù? Mentre era una tavola, Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese una scegliamano, se lo cinse la vita e inizia a lavare i piedi. Quindi depone le vesti. Questi due termini hanno una grande eco nel Vangelo di Giovanni. Ricordano le parole stesse di Gesù, del buon pastore, quando Gesù dice che il buon pastore depone la sua vita per le sue pecore. E rimangono successivamente alla croce, quando Gesù è spogliato delle vesti. Quindi nella simbologia del Vangelo di Giovanni, il deporre le vesti di Gesù indica il fatto che lui tra qui a poco deporrà la sua vita, si svestirà della sua vita divina per morire sulla croce. Quindi depone la sua vita, depone le vesti. Ma nella logica di quello che sta avvenendo, Gesù depone le vesti e quindi rimane nudo, come sulla croce, rimarrà nudo. E però dice, cosa fa? Prende una scivolamento e se lo cinge al fianco, cioè rimane nudo e si veste con le vesti dei sepolcri. Molto bello questo. Gesù si spoglia per vestirsi con gli abiti dei servi. Questo è quello che avverrà nella risurrezione. Gesù continuerà ad essere presente vestendosi con gli abiti dei servi. Cioè Gesù verrà incontro a noi con gli abiti, indossando l'abito delle persone che ci stanno servendo, che si mettono a servizio. Vedete che bello che sarà. Tanto per fare un esempio, in questo momento che stiamo vivendo, potremmo tradurre questo Vangelo: Gesù deposita le sue vesti, ha messo il camice dei medici, ha messo l'uniforme degli infermieri che stanno lottando nelle corsie degli ospedali per noi, ha messo le divise degli uomini della protezione civile che stanno dando la loro vita per noi. Ecco il significato profondo di questo Vangelo. Gesù, adesso che è salito al cielo, continua ad essere presente perché ha indossato le vesti del servizio, di chi serve. Quindi Gesù si presenta nelle vesti di chi si mette a servizio. Quindi questo ci ispira ancora maggiore gratitudine nei confronti di tutte queste persone. Ma chiede anche a noi di indossare gli abiti dei servi. Ogni volta che noi indossiamo il camice del servizio, è Gesù che si veste in noi, è Gesù che viene a abitare in noi. Bellissima questa immagine del Vangelo. E siamo arrivati al massimo della rivelazione. Cosa può dire? Basta, io sono con voi. Mi vesto con i vostri vestiti. Ogni volta che voi indossate i vestiti del servizio, ogni volta che voi mettete il servizio, cosa possiamo dire di più? C'è qualche altra cosa che possiamo dire, perché continuando la lezione del Vangelo, dopo la lavanda dei piedi, Giovanni racconta che Gesù indossa di nuovo le sue vesti. Facciamo attenzione, manca qualcosa. Non dice Gesù si spoglia dell'asciugamano, del
grembiule del servo e indossa, no? Quasi quasi è come se li mettesse sopra. Quindi Gesù indossa l'abito dei servi. Cosa ci sta dicendo? Che Gesù riveste della sua dignità coloro che si sono messi a fare i servi, che sono messi a servizio, li riveste della sua santità, della sua benedizione, della sua luce, della sua grazia. Questa è la santità. La santità non è battere le ginocchia a terra e dire chissà che cosa. La santità non è fare pellegrinaggio a piedi scalzi. La santità è farsi rivestire da Gesù, essere rivestiti di Gesù. E il Vangelo ci sta dicendo questo, che Gesù ci riveste, o meglio, riveste con i suoi abiti chi si è vestito dell'abito del servo. Ha indossato le sue vesti. E dopo dice, ci dà l'invito. Quello che ho fatto io, adesso lo potete fare anche voi. Non ci deve essere tra di voi superiore e inferiore. Quello che ho fatto io, fate voi. E dà l'esempio plastico della lavanda dei piedi. Cioè si mette praticamente a lavare i piedi. Lui che era il maestro, lui che era il Signore, eppure maestro e Signore, si mette a lavare i piedi, che era un lavoro nemmeno concesso, richiesto agli schiavi ebrei. Non era nemmeno richiesto, anzi non si doveva richiedere, perché era ritenuto umilissimo. Eppure Gesù fa questa cosa qui, si mette a lavare i piedi. Mi chiedevo, perché lava i piedi Gesù? Poteva lavare le mani. Il rituale della Pasqua prevedeva l'abluzione delle mani. Perché ha rotto questo rituale, lo ha cambiato e ha lavato i piedi e non le mani? Perché i piedi sono la parte del corpo che di più tocca la terra. La parte che di più tocca la terra sono i nostri piedi. Non guardiamo i nostri piedi ora nelle scarpe, calze, stivali, altre cose. Quando i piedi sono nudi e si deve camminare per strade sassose, polverose, i piedi non soltanto sono quelli che toccano di più la terra, ma a causa di questo contatto con la terra, duraturo, sotto il sole, sotto le intemperie, i piedi sono quelli che si sporcano di più e di più si tagliano, si feriscono. Ecco, allora i piedi hanno quanto più un valore simbolico importante. Ci dicono che la parte della nostra vita che è a contatto con la nostra terra, con la nostra umanità, con il nostro mondo, è quella che di più si sporca di peccato, si ferisce. Gesù viene a versare l'acqua proprio lì. Questa sera Gesù viene a versare l'acqua non sulle mani, non sulla testa, ma sui nostri piedi, cioè nella parte della nostra vita, del nostro carattere, del nostro modo di essere, che di più ha, per il motivo del contatto con il mondo, di più si è sporcato di peccato, si è sporcato di pensieri non buoni, ma anche che di più si è ferito di tristezza, di dolore, di sofferenza. Pensiamo ciascuno di noi in questo contatto con il mondo della pandemia, i nostri piedi, cioè la nostra vita, come si è sporcata e come si è ferita. Ecco, Gesù sta venendo a versare l'acqua proprio lì, sui nostri piedi. E allora adesso vivremo un gesto simbolico, che è quello della lavanda dei piedi. Per la prima volta non si farà la lavanda dei piedi nella chiesa, però, come ho sempre detto, noi siamo un'unica chiesa. L'altare, questo altare, è il cuore pulsante, ma la liturgia si sta irradiando nelle vostre case. Siete voi nelle vostre case la chiesa, la liturgia. E voi che la state vedendo da uno schermo della televisione oppure dal telefonino, dall'iPad, la state vedendo una persona solo, 3-4 messi insieme, seduti sulle sedie o sul divano,
siete voi e lì che questa liturgia ci sta unendo tutti quanti, siamo un'unica grande chiesa. E allora adesso la lavata dei piedi continua nelle case vostre. Allora adesso ci saranno due canti che richiamano l'amore di Gesù, il comandamento dell'amore che oggi ci ha donato, e durante questi canti, nelle vostre case, a partire dal più grande, o meglio, il più grande di voi, laverà i piedi al secondo, il secondo al terzo, e così per il secondo si sente due, tre, uno, no, dal più grande laveranno i piedi, vi laverete i piedi gli uni, gli altri. Basta lavarsi un solo piede, no? È un gesto simbolico, però fortemente simbolico, con l'idea di quello che dicevo prima, di voler versare l'acqua dell'amore, della pazienza, della comprensione, proprio nelle ferite, nel dolore, nella paura, nei pianti, nelle sofferenze, ma anche nei peccati, nei vizi, nei pensieri cattivi, nelle cose che non vanno dall'alto. Se noi versiamo quest'acqua, oggi la nostra vita rifiorirà. E allora, buona lavanda dei piedi a tutti. Thank you.
proseguiamo con la preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, in questa sera che apre i giorni della Pasqua e nella quale il Signore Gesù ci consegna ancora una volta il comandamento dell'amore, apriamo il cuore alle necessità di tutti gli uomini. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per i ministri della Chiesa, il Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, i sacerdoti e i diaconi possono offrire un esempio di vita evangelica che manifesti la presenza di Cristo, Servo e Signore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i malati e le vittime dell'epidemia di Covid-19, in particolare i sacerdoti e i religiosi defunti, che si è chinato a lavare i piedi dei suoi discepoli, faccia scendere su tutti la sua consolazione e la sua grazia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che ogni giorno si dedicano al servizio dei fratelli, in particolare degli ammalati, sull'esempio di Cristo siano generosi e disponibili, pronti ad aiutare per alleviare le pene e far crescere la speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti quelli che pur desiderando non possono ricevere l'Eucaristia e per i giovani in ricerca della loro vocazione, l'incontro con il Signore nel pane di vita sia per tutti principio di vita nuova e di entusiasmo nella fede. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi riuniti per celebrare la cena del Signore, guardando il nostro Maestro che lava i piedi ai suoi discepoli, cresciamo nella carità reciproca, tenendo lontane le tentazioni del giudizio e della divisione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Radunato il Signore in comunione con tutto il popolo per celebrare il solenne inizio della Pasqua, ascolta benevolo la nostra preghiera. Trasforma in una stirpe nuova quanti siedono insieme alla tua mensa e per tua grazia fa che meditiamo in questo compito di salvezza sia il pane del regno sia il pane del cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Concede a noi più fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e di nuovo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo soffrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, o degli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questa memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per me, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha donato la sua vita per noi. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dall'intrufamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, per la potenza, per la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Il Signore non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Leggo la preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Thank you.
Siamo alla conclusione di questa solenne celebrazione. Adesso, prima della preghiera, della benedizione finale, farò la benedizione dei pani, la benedizione di alcuni pani che abbiamo qua in chiesa e di quelli che voi avete preparato a casa. Da questa mattina che mi arrivano messaggi su WhatsApp dei pani anzimi che avete fatto a casa, siete stati veramente in tanti, da tante parti. Ecco, adesso benediciamo i pani che avete preparato e questa sera, quando sarete riuniti tutti quanti insieme prima del pasto, la persona più anziana, più grande della famiglia dirà una preghiera di benedizione al Signore, dopo dividerà i pani, li spezzerà con le mani i pani come fece Gesù e li darà a tutti gli altri e mangerete il pane benedetto prima di ogni altra cosa. Quindi adesso benediciamo i pani anzimi che avete tutti nelle vostre case. Dopo vi ricordo il tempo di organizzarci, era previsto alle 18, sono adesso alle 18 meno 7, quindi tra il tempo noi di organizzarci, può essere che inizierà con qualche minuto di ritardo, verso le 18.05, facciamo 18.10, non siamo più sicuri. Alle 18.10 inizia l'ora di adorazione, qui all'altare al tabernacolo. Al tabernacolo faremo un'ora di preghiera di adorazione. Potete seguirlo voi, o se siete stanchi perché avete già partecipato a questa messa, sappiate che in ogni caso rimarrà sul profilo, quindi se non lo vedete in diretta lo potete vedere questa sera o anche domani. L'altro avviso che volevo dare è che la chiesa, come abbiamo fatto fino ad ora, rimarrà aperta, quindi chiunque domani voglia entrare per fare un momento di preghiera al tabernacolo lo può fare tranquillamente, fermo restando che deve trovarsi di passaggio per fare altre cose più importanti secondo non più importanti, previste dal decreto ministeriale. Quindi se vi trovate di passaggio perché state andando a fare la spesa, andate al dottore o per altre cose, potete entrare in chiesa e soffermarvi al tabernacolo per fare un momento di preghiera con Gesù. Noi ci vediamo con le dirette Facebook domani nel pomeriggio alle 15 la Oroncina della Divina Misericordia e alle 18 invece faremo la liturgia della Passione. Quindi domani ci saranno due dirette. La Coroncina della Divina Misericordia proprio il venerdì santo alle 15, l'ora della morte di Gesù, e alle 18 invece la liturgia della Passione. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Adesso facciamo la benedizione dei pani. Potete prendere in mano in casa, potete prendere il pane in mano il pane alzimo che avete preparato, eventualmente lo potete dare nelle mani anche del più piccolo di voi. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci dai un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi, in questa chiesa, nelle case, nell'unica chiesa, nell'unica celebrazione. Stendi le tue mani su ciascuno di noi e sui pani che ti stiamo presentando in questa chiesa e nelle nostre case. E concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.